Vi do il benvenuto al nuovo video tutorial in quale vi mostrerò come ho realizzato questo meraviglioso braccialetto. È un braccialetto, come potete vedere, è un braccialetto realizzato da alcuni elastici e con delle perline a termofusione. Quindi andiamo a comporre questi due elementi per formare il nostro braccialetto, chiudendolo dopo con un gancetto. Quindi l'occorrente per questo braccialetto è una pinzetta, un uncinetto, ovviamente le nostre perline a termofusione di colore da voi scelto e degli elastici che, come potete vedere, anche questi sono di vari colori. Sempre scegliete il colore che desiderate, che amate di più. Combinate voi elastico con il colore delle perline e ci serve anche dei gancetti per la chiusura del nostro braccialetto. Ecco qua. Allora, come procediamo? Io ho scelto le perline rosa e elastici bianchi. Allora, andrò a scegliermi una ventina di perline e li metto sul mio piano di lavoro in modo da poter facilitare la presa con l'uncinetto. Quindi ne metto un po' dei elastici, quelli del colore che ho scelto. Iniziamo mettendo una perlina sul nostro uncinetto. Ovviamente l'uncinetto lo scegliamo in base del foro della nostra perlina. Se il foro è molto più piccolo, scegliamo un uncinetto più piccolo. Se il foro è abbastanza grande, uso un uncinetto abbastanza grande. Nel mio caso uso le perline di 5 mm. Quindi andrò a mettere la perlina sull'uncinetto, prendo il mio elastico, lo prendo con l'uncinetto e passo dentro alla mia perlina. Così. Tengo solo una parte dell'elastico sull'uncinetto, vado a prendere un'altra perlina, rimetto la seconda parte dell'elastico in questo modo, la perlina è in mezzo fra i due elastici, riprendo un altro elastico tenendolo fermo da una parte, con l'aiuto dell'uncinetto passo l'elastico che abbiamo appena preso fra tutti gli elementi che abbiamo sull'uncinetto. Quindi passo prima sull'elastico, sulla perlina e di nuovo sull'elastico. In questo modo mi tengo sempre l'elastico che abbiamo appena tirato sull'uncinetto, riprendo un'altra perlina, riprendo l'altro elastico sull'uncinetto e praticamente ripetiamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima. Abbiamo sempre la perlina fra i due elastici che teniamo sull'uncinetto, riprendo un nuovo elastico e passo fra tutti i tre elementi. In questo modo. Tengo di nuovo sull'uncinetto una parte dell'elastico, riprendo una perlina e rimetto la seconda parte dell'elastico. Riprendo un nuovo elastico. Ripasso fra tutti i tre elementi e ripeto questa operazione fino alla lunghezza desiderata del nostro braccialetto, tenendo conto che è un braccialetto elastico, quindi sul mio polso ho usato 20 perline, un polso di circa 16 centimetri. Quindi vi ho organizzati voi il giro del vostro polso.
Ovviamente non deve essere stretto se non lascia il segno sul polso. Quindi andrò a fare lo stesso lavoro di prima fino alla lunghezza desiderata del nostro braccialetto. Osservate, ovviamente le perline vanno a sistemarsi quando l'elastico andrà tirato. Ecco, nel mio caso ho messo 16 perline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 20. Arrivati a questo punto, a 20 perline, andrò a chiudere una parte del mio braccialetto con cosiddetto il gancio S. Come potete vedere è un gancio a forma di S. Vado a mettere dentro nel gancetto le due estremità del nostro elastico. Quindi per facilitarmi vado un po' a tirare l'elastico e non faccio altro che inserire tutte e due parti dentro il gancetto. In questo modo. La stessa cosa farò anche da questa parte, quindi andrò
a mettere l'uncinetto dentro nella perlina, mi prendo un elastico, prendo questo che è un po' più stretto, passo dentro alla mia perlina, prendo tutte e due le estremità e vado a mettere sull'altra estremità del mio gancetto, sempre tirando un po' l'elastico, rimetto i due elastici dentro. Ecco qua il nostro braccialetto. Come potete vedere è molto elastico, che può essere utilizzato sia come braccialetto ma anche per fermacapelli. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video tutorial. Ciao ciao!